Bene, bentornati a tutti amici e amiche carissime per una nuova puntata di Don Leonardo risponde. Ho visto già una domanda, volevo soltanto dire una santa festa di Maria, Madre della Chiesa a tutti. È una bellissima celebrazione quella di oggi, spero che tutti l'abbiate vissuta bene. Chi ha la lodevole abitudine di andare a messa tutti i giorni, spero che abbia veramente vissuto bene questa splendida celebrazione che ci ricorda, insomma, la maternità divina di Maria Santissima. Ecco, poi chi segue le meditazioni sulla Divina Volontà, questa mattina c'era un passo bellissimo dal 34esimo volume che veramente ci ha portato veramente molto molto in alto, ancora oltre quel già splendido mistero della maternità divina di Maria. Allora, ho visto già qualcosa. FG 10191 chiede: buonasera padre, conosce la profezia dei 3 giorni di buio? Conosco la profezia dei 3 giorni di buio, anche se le fonti di questa profezia, insomma, sono sempre un pochettino magmatiche. Io credo di aver già detto, lo ribadisco perché è bene chiarire, insomma, un pochino la mia posizione. Fermo restando che tutte queste profezie sono tutte dipendenti da rivelazioni private, teniamo sempre presente che poi non si capisce mai bene le profezie circa le catastrofi future, quanto siano eventi irreversibili, cioè che non si può fare niente, e quanto invece la libertà delle creature, delle persone possano concorrere a modificare questa cosa. L'esempio classico che faccio sempre è il terzo segreto di Fatima. Il terzo segreto di Fatima, come è noto, quando parla del vescovo vestito di bianco, non dice che il vescovo vestito di bianco cadde a terra come se venisse ucciso. No, no, il testo dice, e questo è chiaro, che il vescovo vestito di bianco fu ucciso. Ora, la lettura che ne è stata data, che è quella che si applica a San Giovanni Paolo II all'attentato di Fatima, allora non corrisponde al tenore della profezia. Allora, sono due le cose: o la profezia deve ancora compiersi, oppure ciò che i pastorelli hanno visto è quello che sarebbe accaduto se non ci avesse messo le mani la Madonna, cioè non una profezia irreversibile, ma una profezia condizionata da vari esempi. Ora, sapere a priori questa cosa è impossibile. Questo come primo aspetto. Quindi uno se va presto a queste cose, capace che si verrà a far venire l'angoscia per una cosa che magari non succederà mai. Uno, tipo i 3 giorni di buio, è una cosa allucinante, insomma, no? Se uno va a vedere la descrizione. Secondo, c'è un altro secondo, cioè chi vive in grazia di Dio, chi vive nella santità, chi vive nella preghiera, chi vive vicino ai sacramenti, eccetera, eccetera, paura non deve avere di nulla e di nessuno, d'accordo? Che qualunque cosa accada va sempre bene, d'accordo? Qualunque, perché si deve vivere, è come dire, abbandonati e fiduciosamente affidati nelle braccia di Gesù e di Maria. Che se dovesse succedere una catastrofe a me, cioè se io dovessi morire domani, vi dico franchissimamente, ma magari che fosse, cioè, lo dico, insomma, cioè, disponibile a rimanerci altri 400 anni sul pianeta Terra, se questo significa servire al nostro Signore, no? Ma ci affidiamo e ci abbandoniamo nelle loro mani, più che andare appresso a tutte queste cose che non sappiamo quanto siano veramente, anzi, anzitutto attendibili nell'origine, e quanto poi siano mutabili, reversibili. Per esempio, i famosi 10 segreti di Medjugorje, nessuno dei quali ancora si è avverato né è stato proclamato, ma ci sono. I veggenti dicono che qualcuno di questi parla di terribili castighi, e dice però anche che qualcuno di questi, io non mi ricordo bene nei dettagli, chi è più esperto di me saprà specificare, non mi ricordo bene l'informazione, è stato mitigato proprio dalla preghiera e dalla penitenza, perché se la Madonna chiede di fare preghiera e digiuni non lo chiede perché non c'è niente da fare, lo chiede perché quelle cose servono a lei e ai suoi disegni, certamente anche a mitigare qualcuna delle possibili, ecco, non liete notizie che ci siano nel futuro. Ma del resto, vedendo la situazione che c'è in giro nel mondo e anche in certi, come dire, a volte, insomma, in talune situazioni che tutti conosciamo della Chiesa, ma io non mi stupirei affatto, insomma, che il nostro Signore trovi il modo di metterci le mani come sa lui, e
E potrebbe essere un modo, insomma, non sempre e non del tutto indolore, quindi questo mi sembra abbastanza, non ci vogliono le profezie, insomma, per arrivare a una conclusione di questo genere. Scorro un po' per vedere le altre domande, che sicuramente ce ne saranno state un pochino. Sempre se questi benedetti telefoni. Non mandate link perché non posso consultare i link. Alexium 01 perché non posso consultare i link in diretta. Marlene Pennacchietti dice: Padre, cosa pensa dei movimenti carismatici cattolici? Molti hanno paura delle preghiere di lode perché vanno fuori dai canoni. Allora, so che Papa Francesco ha incontrato ieri, credo, ho letto su Avvenire, un'ampia rappresentanza del mondo carismatico cattolico, e nella cosa che ho letto questa mattina ho visto che sta istituita anche una sorta di nuova, non so se commissione, di nuovo strumento, diciamo così, di governo, non so se della Santa Sede o inerente al mondo carismatico cattolico stesso, no? Ecco, il Papa la salutava insomma come una cosa positiva. Io non sono esperto di questo mondo, non conosco bene la realtà carismatica cattolica. Nella Chiesa so che ha diritto di cittadinanza, so che ci sono stati nel corso della recente anche storia interventi, come dire, correttivi per correggere qualche cosa anche da parte della Santa Sede sulle messe di guarigione, di liberazione. Come tutti quanti i movimenti ecclesiali, presumibilmente avrà delle potenzialità e degli aspetti positivi e delle zone d'ombra, quindi bisogna vedere quanto queste zone d'ombra sono numerose e quanto sono estese e quanto soprattutto questa realtà è recettiva nei confronti di una guida da parte delle autorità ecclesiastiche per cercare di potenziare al massimo gli aspetti positivi e ridurre tutte quante le zone d'ombra, ecco, non sempre, a quanto ne so, a quanto insomma. Nei movimenti ecclesiali c'è sempre questa, come dire, duttilità e docilità, perché si ha sempre un po' paura che l'autorità ecclesiastica voglia snaturare, stravolgere o fare qualcosa di male. In realtà quello che ha a cuore l'autorità ecclesiastica è di fare in modo che tutto possa svolgersi a bene, incremento e beneficio della Chiesa e delle anime, soprattutto dei fedeli, senza, come dire, generare nessuna controindicazione come quella a cui fa riferimento questa nostra amica, insomma, no? Ecco, so che nell'ambiente carismatico si lascia molto spazio alla spontaneità, all'improvvisazione, quindi però ripeto, non, oltre queste cose non mi sento di andare perché mi sentirei insomma di invadere un campo di competenza non mio, perché conosco poco di questa realtà, ho partecipato due o tre volte, insomma, con un amico sacerdote in vita mia ad una messa di guarigione, di liberazione, ma non ho altre forme dirette di conoscenze. Roberto Torino dice: Salve Don, cosa ne pensa delle esperienze pre-morte? Perché avvengono? Anche questa è una cosa che non conosco molto bene, perché avvengono, nostro Signore ogni tanto, per misericordia nei nostri confronti, ci dà qualche piccolo segno, come dire, a conferma e a testimonianza delle verità che esistono già come verità di fede, perché esiste l'aldilà, che esistono l'inferno, il purgatorio e il paradiso, sono verità divinamente rivelate, insomma, che esiste il giudizio particolare, anche, insomma, eccetera, no? Io conosco bene, per esempio, l'esperienza di Gloria Polo. Gloria Polo la ebbi anche ospite Borgo San Michele. A mio avviso Gloria Polo ha vissuto un'esperienza assolutamente autentica. Il perché gli era dato nostro Signore Gesù Cristo stesso, insomma, Gloria Polo, dicendogli: guarda, fino a quando ci voglio che tu per tutta la tua vita terrena passerai il tempo a raccontare volte su volte su volte questa tua esperienza, perché le persone possano credere, possano prendere sul serio la vita terrena, possano prendere sul serio il fatto che c'è un giudizio. Se uno conosce insomma la storia di Gloria Polo e quello che ha vissuto in quel momento, insomma, è molto edificante. Quindi il motivo
Certo, anche qui ci possono essere le esperienze autentiche e le esperienze non autentiche, per cui si può avere, diciamo, una condizione di apertura accogliente e al tempo stesso prudente, ricordando che come anche questa categoria si svolge sempre nell'ambito delle cosiddette rivelazioni private, ma le rivelazioni private, ho detto tante volte, hanno sempre lo scopo di confermare, d'accordo, quella che è la rivelazione pubblica, cioè io posso anche non credere a Gloria Polo, d'accordo, ma che esiste l'inferno, il purgatorio e il paradiso, c'ha da credere, e che subito dopo la morte c'è un giudizio particolare, chi muore in grazia ma ha ancora colpe da purificare va in purgatorio, chi muore in grazia è già purificato va in paradiso, e chi muore fuori dalla grazia di Dio non essendosi pentito va all'inferno, sono cose che già sono parte del patrimonio dottrinale della Chiesa e si leggono nel catechismo, insomma, no? Allora, continua a scorrere. Vincent Mania si dice: Padre, ma quando il suicidio è giustificato? Giustificato il suicidio non è mai, d'accordo? Il suicidio non è mai giustificato. Un atto intrinsecamente cattivo, come diceva San Giovanni Paolo II nella Verità di Splendor, non ha giustificazioni possibili, non diventa mai buono. È vero che un suicidio. Come del resto tutti quanti, le azioni degli esseri umani, il giudice ultimo del suicida è Dio solo, perché le motivazioni che spingono una persona a questo gesto estremo possono essere le più svariate e la giustificazione no, ma qualche circostanza attenuante nelle condizioni soggettive di chi si è suicidato, quindi stato di disperazione, violenza psicologica, cioè tutto quello che un uomo si porta dentro. Nessuno può giudicarla, è per questo che la Chiesa, che una volta, diciamo così, sulla base oggettiva del fatto che il suicidio è un atto oggettivamente gravemente contrario alla legge di Dio, essendo l'ultimo atto che hai fatto, pubblico peccato, niente funerale. Non è che questo era sbagliato, cioè questo tipo di disciplina ecclesiastica era fondata sul fatto tuttora vero da un punto di vista oggettivo che il suicidio è un atto gravissimo, d'accordo? Ecco, adesso però che si consente le esequie religiose a un suicida, ci si muove più sulla possibile considerazione delle circostanze soggettive che sono non conoscibili, d'accordo? Perfettamente. E per cui non è detto al 100% che un'anima suicida sia dannata. Questo non significa né che tutti i suicidi vanno in paradiso, né che ci si possa suicidare senza che succeda niente, d'accordo? Quindi si capiscano sempre bene queste posizioni, diciamo così, perché un'apertura che deriva da una considerazione pastorale, diciamo così, fondata sul principio di misericordia, ecco, non giustifica un atto di questo genere, no? Che rimane comunque gravissimo, che si deve insegnare che è gravissimo e si deve dire alle persone di non farlo. Ecco, punto. Bene, andiamo avanti. Pellegrino Silvana chiede: Buonasera, Don Leonardo, vorrei chiedere se si può chiedere l'intercessione di un caro defunto oppure sia meglio non invocarli proprio pregare per loro. L'intercessione dei defunti si possono certamente chiedere, il problema è che noi non sappiamo dove si trova un defunto, perché un defunto si può trovare in inferno, in purgatorio, in paradiso. Allora, anche se noi non chiediamo l'intercessione di un defunto, i defunti che sono salvi sicuramente pregano per i loro familiari e amici, questo non c'è nessunissimo dubbio. Ciò che la Chiesa invece ci dice che si può ed è raccomandabile fare è chiedere l'intercessione dei santi canonizzati. Io non posso sapere che un mio familiare stia in purgatorio, ce cioè lo spero che non sia dannato, ma non possiamo saperlo con certezza perché tutti sperano che un proprio familiare non sia dannato, però se tutti i familiari di ciascuno non fossero dannati l'inferno sarebbe vuoto e purtroppo l'inferno vuoto non è purtroppo, ecco, non è una cosa che ci rende contenti, ma non sempre le cose che sono vere ci rendono contenti, però dobbiamo conoscerle. Quindi certamente non c'è niente di male a chiedere Francesco se sei salvo, mi affido alle tue preghiere. La cosa più importante è che noi preghiamo per i defunti però, perché mentre i defunti hanno bisogno certamente della nostra preghiera, a meno che non siano in paradiso, però se fosse un'anima dannata, la Madonna raccoglierà quelle preghiere e le
farà arrivare a suffragio di un'anima magari abbandonata e che ne ha bisogno. Ecco, quindi per concludere, di per sé non c'è niente di male, ma non possiamo sapere con certezza che un nostro defunto appartenga alla schiera delle anime sante del purgatorio e né dei beati in paradiso. Angelicamente 13 dice: Buonasera padre, mi può spiegare la frase di Gesù in croce? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non capisco perché l'ha detto Dio, l'ha abbandonato davvero. Certamente Gesù non dice le bugie. Cioè Gesù misteriosamente, allora, noi dobbiamo sempre pensare una cosa, io mi ricordo anche quando ero studente di teologia in seminario. Allora, noi non possiamo comprendere perfettamente il mistero dell'incarnazione, questo mettiamocelo bene in testa. D'accordo? Per un motivo molto semplice, noi non sappiamo cosa significa essere Dio, noi sappiamo cosa significa essere uomo, attenzione però, non lo sappiamo neanche tanto bene, perché noi sappiamo cosa significa essere uomo, peccatore, cioè in stato di natura decaduta, noi non siamo così come erano Adamo ed Eva, Chi non ci credesse, lo invito ad ascoltarsi il ciclo di catechesi Adamo e la vita nella divina volontà per avere un'idea di come erano i nostri progenitori prima del peccato. Cioè, noi oggi stiamo messi male. Quindi noi non possiamo prestare le nostre emozioni, i nostri stati d'animo, i nostri sentimenti a Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo, uno, ha assunto un'umanità perfettissima. D'accordo? Secondo, è il figlio di Dio fatto uomo, cioè ha due nature in sé, quella divina e quella umana. Ora, dalla frase che Gesù ha detto sulla croce e dal pensiero di molti santi padri, noi possiamo e dobbiamo ritenere che nel momento in cui Gesù stava in stato di passione, quindi che il Padre lo ha concesso, lui ha sentito la concentrazione in sé di tutto il male del mondo e misteriosamente ha percepito la condizione di disperazione atroce che vive un peccatore quando si trova in stato di che è abbandonato da Dio, che è spacciato, che è distrutto. Come questo sia stato vissuto da lui, come questo sia compatibile con l'unione ipostatica, come questo sia compatibile con il fatto che per l'unione ipostatica Gesù rimaneva beato anche quando stava in croce, come dice San Tommaso d'Aquino, figlioli miei, queste sono cose che non ci è dato comprenderle, d'accordo? Sappiamo benissimo che questo era vero sia per Gesù che per Maria, che durante la passione, e non solo durante la passione tra l'altro, convivevano insieme degli stati di dolore a noi inimmaginabile, per quanto fossero intensi, accompagnati dalla gioia, primo di fare la volontà di Dio e secondo, per quanto riguarda tutto il Verbo incarnato, dalla condizione di figlio di Dio incarnato, d'accordo? Che continuava a vivere come non si è mai mosso nella vita della Santissima Trinità, perché non è che il Verbo, non dobbiamo immaginare l'incarnazione come il fatto che, io dico sempre ai ragazzini del catechismo, cioè prima dell'incarnazione in cielo ce n'erano tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Poi con l'incarnazione la seconda scende, lascia gli altri due sopra e con l'ascensione poi ritorna su. Non funziona così, eh? D'accordo? Non è che è sceso giù lasciando gli altri due e poi è tornato su lasciando noi da soli. L'Innacathistos dice che l'incarnazione non già uno scambio di luogo, ma un dolce abbassarsi di Dio verso l'uomo fu nascere da Vergine. E con l'ascensione Gesù non è sparito, che se n'è andato e ci ha lasciato qua giù a tribolare, ma ha tolto la percezione sensibile della sua umanità, ma rimane sempre con noi, nell'Eucaristia, nella Chiesa, nella parola, nel sacerdozio, eccetera, eccetera, no? Ecco, quindi attenzione a queste domande, perché noi siamo sempre dinanzi a dei misteri che appunto in quanto misteri ci trascendono nella capacità di comprensione. Quindi quel poco che possiamo dire è questo, che Gesù realmente ha vissuto questo stato di abbandono, in maniera misteriosa, ovviamente nella sua natura umana, non nella sua natura divina, e vivendo certamente in compresenza con questo, continuando a vivere le caratteristiche che derivavano dalla sua personalità divina, come queste potessero coesistere contemporaneamente, se il Signore ci farà sta grazia, se saremo in grado di capirlo soprattutto, lo capiremo nell'altro mondo. R.10.21, reverendo quale testo mi consiglia riguardo alla consacrazione totus tuus? Lo consiglierei
consacrazione totus tuus, prima di farla bisogna fare un buon discernimento. Io suggerisco non solo da soli, ma anche in compagnia di qualcuno che sappia di cosa si tratta. Il testo da leggere è il Trattato della Vera Devozione di San Luigi Maria Grignion da Monforte, che spiega cosa è la consacrazione totus tuus, ma anche lì bisogna vedere se uno capisce bene. Io ho scritto dei libretti che sono disponibili in formato elettronico gratuitamente, come tutte quante le cose che ho fatto, perché uno si chiama la consacrazione a Maria e l'altro ci sono i 30 giorni di esercizi preparatori per la consacrazione totus tuus. Ecco, però prima di fare questo tipo e questa forma di consacrazione bisogna fare un cammino e pensarci bene, perché questa non è una consacrazione da poter fare a cuor leggero. Angelicamente 13, perché Padre Gesù mentre portava la croce veniva aggredito dalla folla, come si vede nella Passione di Mel Gibson? Perché la folla era insatanassata, d'accordo, quindi in quel momento lì, perché era l'ora delle tenebre, come Gesù ha detto. E i demoni, quando hanno grosso potere suggestivo, insomma, non avendo delle grandi difese nei cuori degli uomini, che sono tutti abbastanza fragili e peccatori, se gli si lascia briglia libera, scatenati, quindi trasformano in mine e in proiettili vaganti anche tutti quanti i poveri uomini, che tanto poveri non sono perché gli hanno già aperto le porte col peccato, insomma. Quindi Gesù poi è stato, ci dicono chiaramente i Vangeli, è stato amato da pochi e odiato da molti. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolto, e questo capita anche agli amici di Gesù, eh? Tanto è vero che Santa Teresa d'Avila, scherzando, perché i santi ci scherzano un po' con Gesù, gli diceva sempre: "Ah, Gesù, adesso capisco perché hai così pochi amici, perché se li tratti così", ma poi Gesù gli risponde: "Come li devo trattare? Se al padrone di casa l'hanno chiamato Belzebul, ma come vorranno essere chiamati i familiari?" No, quindi ecco. Rosanna ha finito, scrive: "Ma non possiamo parlare di Gesù e di spiritualità." Mi dispiace, Rosanna, ma non capisco che cosa intende. Se puoi riformulare la domanda, se poi ci arriviamo. Zerofolle63 scrive: "Buonasera, carissimo Don Leonardo. Dove siamo arrivati? Adesso nei seggi coprono il crocifisso con lo scotch. Che vergogna, mi piange il cuore, povero Gesù. Non è una domanda, ma una condivisione di dolore. Sì, stamattina ho visto questa cosa. Sì, bisognerebbe prendere un pochino esempio. So che c'è una giornalista della RAI, una di quelle che legge il telegiornale, l'ho anche vista, legge il telegiornale, che ha un bel rosario esposto al collo, e mi hanno detto, insomma, che quel rosario esposto al collo è stato frutto di una battaglia giudiziaria, la RAI vinta, perché qualcuno l'aveva detto, insomma, di togliere il rosario perché dava fastidio, e quella è la risposta: che devo fare? Io devo togliere il rosario perché dà fastidio. Ma io il rosario non lo impongo a nessuno, ma lo porto tranquillamente. Purtroppo oggi ci sono delle mentalità, chiamiamole politically correct, ecco, ma mi fermo qui perché non voglio aggiungere altro, perché non spetta a me, insomma, infierire, però certamente sono cose che lasciano abbastanza il tempo che trovano, insomma, perché comunque se si vuole negare che l'Europa abbia una cultura cristiana e per cui il crocifisso debba essere sempre il benvenuto, senza volerlo imporre a nessuno, insomma, ma chi si trova in Europa come ospite ben accolto, certamente, non può certamente venire a dire: "No, però questo non lo voglio perché", cioè, insomma, no. Io ritengo che l'ordine sia sempre, cioè, se io accolgo volentieri un ospite, lo tratto bene a casa mia, lo tratto benissimo, per carità. Non gli faccio sentire niente, non faccio mancare niente, però se l'ospite cominciasse a dire: "Ma togli quel quadro dalla camera perché a me non mi piace", io con tanto amore e con tanta delicatezza gli direi: "Amico mio, ci te voglio bene, però se permetti i quadri che espongo dentro casa mia, lo decido io. Se non ti piacciono, per carità, sopporta fino a quando stai ospite qui, io non ti caccio via per questo, però il quadro rimane lì. Se vuoi andare a cercare un altro alloggio, certamente è padronissimo di farlo", insomma, no? Poi se queste sono, come dire, opinioni brutte, insomma, non saprei che cosa dire. Sì, Alexion01, però io non ho la possibilità di andare a vedere i testi della Bibbia adesso, 32, 27, 35, non posso andare a...
R-Totem88 dice: Don, buonasera, vorrei sapere cosa ne pensa dell'Inquisizione. Allora, io rispondo a questa domanda sempre. Potete ancora andare a consultare con l'introduzione al processo penale, perché chi non lo sapesse, insomma, io ho fatto gli studi giuridici di giurisprudenza, scritto da un giurista notoriamente ateo e di sinistra, che è il professor Cordero. Il professor Cordero, nella storia del processo penale, quando parla della Santa Inquisizione, fondata, se non ricordo male, nel 1253, primo processo, e ne parla in termini elogiativi, non in termini distruttivi, non in termini distruttivi, come fa la maggioranza di certa storiografia di certe aree. Per un motivo molto semplice, tra l'altro, il processo penale italiano, fino a prima della riforma, che tra l'altro fu fatta proprio mentre io lo studiavo, quindi negli anni 90, che è passato, scusatemi se devo fare queste piccole lezioni, ma dal principio inquisitorio al principio accusatorio all'americana, appunto prima di passare al principio accusatorio con il dibattimento pubblico come c'è adesso, con il sistema orale, eccetera, eccetera, era fondato sul principio inquisitorio. Il principio inquisitorio trae spunto da cosa? Dalla Santa Inquisizione. Perché l'Inquisizione, quando fu formulata come processo canonico, era l'unico processo a quei tempi che consentiva all'imputato la possibilità di essere ascoltato e di difendersi per iscritto in tutti i gradi del processo. Perché a quei tempi i processi che c'erano in Europa erano cosiddetti processi sommari, cioè uno va a dire in giro: il prete X è pedofilo, via, a morte, pubblica cogna, senza nemmeno che il prete X possa dire: ma guarda che non sono io pedofilo, eh. Cioè, immaginate nel contesto che stiamo adesso. Quindi, su questo strumento, insomma, sono poi state fatte tante leggende nere, ma se uno vuole farsi un attimo, vuole sentire anche l'altra campana, c'è un po' di buona apologetica, ecco, sull'Inquisizione, che fa sentire l'altra campana, cioè i pochissimi casi di uso reale della tortura durante i processi dell'Inquisizione, tra l'altro in un contesto storico dove... Perché poi se la prendono sempre con la Chiesa, d'accordo? Però non capiscono che la Chiesa cammina con i tempi e con la storia. Non è una realtà, d'accordo? In un contesto dove la coscienza sociale non ha assimilato, interiorizzato, per motivi ovvi, per motivi di non ancora maturata coscienza storico-sociale, d'accordo? Tante cose. Pochi dicono che la Chiesa cioè che mentre prima, non lo so, veniva usata al 100%, dentro la Chiesa si usava al 10%. Lo stesso riguarda il problema della schiavitù. Se uno legge le lettere del Nuovo Testamento, senza il cervello dentro, che ha il sale in zucca, si scandalizza che dice che San Paolo è favorevole alla schiavitù, perché San Paolo dice che voi schiavi obbedite ai vostri padroni, serviteli in tutto. Mamma mia, San Paolo è favorevole, orda i cristiani anziché essere contrari. Allora, ma stiamo in un contesto sociale. Gli ebrei, avevano la schiavitù anche loro, d'accordo? Cioè, riguardo la lavanda dei piedi dell'ultima cena, discutevano i rabbini, dicevano: io lo posso chiedere a uno schiavo che mi lavi i piedi oppure no? Ma manco uno schiavo si può chiedere una cosa del genere, perché è troppo umiliante. D'accordo? Cosa ha fatto? San Paolo non ha detto: voi obbedite ai vostri padroni, ma ha detto: voi padroni, trattate bene i vostri schiavi e considerateli come fratelli. Questa è la rivoluzione possibile in quel contesto storico-culturale. Capito? Allora, l'Inquisizione in sé, da un punto di vista giuridico, è stato un progresso nel suo nascere, perché era un processo almeno. E anche se sono state utilizzate delle forme non consone, certamente con la mentalità odierna, è evidente che nessuno può approvare la tortura. Papa Francesco ha anche detto: nemmeno la pena di morte, e nemmeno in casi estremi. Ma anche sulla pena di... E qualcuno si è scandalizzato. Allora, la coscienza, cioè, qui bisogna mettersi bene in testa, cioè chi studia bene alcune cose capisce che la Chiesa nel corso della storia cresce
non è che si snatura, d'accordo? Ma matura nel corso del tempo sempre meglio le cose che già contiene al suo interno. D'accordo? Ma voi vi immaginate il nostro Signore Gesù Cristo in persona che prende un colpevole, lui lo condanna a morte. Io ho qualche difficoltà a immaginare una cosa di questo genere. Vi dico, cioè, dico proprio francamente, cioè, d'accordo? Quindi la sentenza di morte di per sé pone fine alla vita terrena, ponendo anche fine alla possibilità della persona di pentirsi. Io ritengo che sia corretto dire anche in questo caso, cioè, la fine alla vita terrena gliela pone il nostro Signore, perché se lo diciamo per l'eutanasia, e combattiamo fino alla morte per l'eutanasia, perché non si pone fine alla vita umana, non lo decido io, ma manco se uno se sta a morire, non lo decido io neanche se una persona, capite? Ma quello che ha scritto il Papa è, sì, è vero che nel Catechismo erano previste delle rarissime eccezioni, ma se uno studia nel corso del tempo, queste eccezioni sono diventate sempre meno numerose fino a diventare dei casi quasi teorici. Si può dire oggi che la pena di morte è proprio contraria alla dignità dell'uomo, per cui non la si può abbracciare. Se uno ha un'idea corretta, cioè questa non è una cosa che va contro la dottrina cattolica, questa è, come dire, lo sviluppo estremo, ultimo di un principio che noi abbiamo sempre comunque riconosciuto e accolto. Non siamo mica il Far West che capi i giustizieri della notte che ammazziamo tutti. Cioè, questo non è, cioè, noi predichiamo. E predichiamo colui che ha detto amate i vostri nemici, colui che si è fatto ammazzare, lui non ha ammazzato nessuno, nostro Signore Gesù Cristo, soffrendo non ha minacciato vendetta, dicono i passi della Sacra Scrittura, no? E quindi l'Inquisizione va inquadrata in questo contesto. Poi ci sono state, come tutte quante le cose umane e anche ecclesiali, cose certamente non buone, imperfette, nessuno lo deve nascondere, non bisogna avere paura. D'accordo? Però bisogna anche dire tutta la verità e non accettare le costruzioni ideologiche di queste cose. Allora, scorro un pochino. Cristina Bianco 3 dice: Gentile Don Leonardo, se io offro una sofferenza al Signore, ma nel mio intimo soffro e sono delusa dell'accaduto. Questo significa che non ho offerto completamente, sono in errore, la ringrazio. Ma offrire una sofferenza senza soffrire, non si sa poi che sofferenza si offre, perché se uno c'è una sofferenza è chiaro che soffre. D'accordo? Offrire una sofferenza significa che uno prende una sofferenza che c'è, anche una delusione della vita, e la offre al Signore, quindi rinuncia a lamentarsi, rinuncia a sbraitarsi, rinuncia a vendicarsi se viene da qualche operazione fatta dalle creature, a vendicarsi sia direttamente sia anche indirettamente, perché si può vendicare indirettamente togliendo la parola o sparlando della persona, eccetera, eccetera. Quindi, questo è, insomma, però è chiaro che una sofferenza, se è sofferenza, fa soffrire, perché se lo fa Gesù soffrire, non è più sofferenza. Scorro un altro pochino. Va bene, Dio la benedica, grazie. Gabriel von Stettler, quindi. Com'è possibile che la grazia redentrice di Cristo sia universale e allo stesso tempo escluso buona parte dell'emisfero orientale per cultura o oggettiva non conoscenza del Cristo? Allora, anche qui noi ci abbiamo. I termini della questione sono in questo modo: Gesù Cristo è venuto per salvare tutti gli uomini, di tutte le razze, lingue, popolo, nazione, di ogni luogo e tempo. Chiaramente l'accesso a questi mezzi di salvezza è diversificato, perché c'è chi può accedere alla pienezza dei mezzi salvifici, che sono i battezzati nella Chiesa Cattolica, e poi si va gradualmente a scemare, fino a chi non è in contatto in senso stretto con la grazia santificante, non avendo i sacramenti. Ma ecco, perché io sono nato a Latina, sono stato battezzato presto e sono diventato prete, e invece c'è un'altra anima che è uguale alla mia, d'accordo? Non c'è niente, ed è nata nel Bormio,
appartiene a una pigmeo, d'accordo, sono sempre fissato con questi qui, però non so manco dove stanno, insomma, a un uomo della foresta. Qualcuno sa rispondere a questa domanda? Io no. Io ringrazio il Signore per questa cosa qui, perché questi perché attengono alla divina sapienza, ma non siamo in grado di rispondere noi. Quello che noi possiamo dire è che a tutti gli uomini è data la possibilità della salvezza. In croce Gesù Cristo è morto anche per tutte quante le persone che non sarebbero mai state battezzate e non avrebbero avuto la possibilità di entrare in contatto con i mezzi della salvezza, a volte anche a causa degli inadempimenti nostri. Nostri, cioè, perché qualcuno potrebbe non entrare in contatto con il Vangelo perché il missionario che era chiamato a partire non è partito. Quindi ci sono tanti fattori, quindi, da considerare. E chiaramente a chi molto fu dato molto sarà chiesto, perché una persona che non conosce Gesù e il Vangelo e non ha soprattutto grandi mezzi di grazia, il giudizio sarà molto molto leggero, perché quello chiedere al Signore è semplicemente se ha seguito quello che la coscienza gli diceva circa il bene e circa il male, utilizzando quegli aiuti diversi dalla grazia santificante, ma che Dio non fa mancare ad ogni uomo, d'accordo? Cioè, in questo senso Dio è attento ad ogni, questo non dimentichiamolo, questo non sminuisce la grandezza e la bellezza dell'essere nella Chiesa Cattolica, perché avere il dono di vivere nella Chiesa Cattolica significa avere l'accesso immediato e diretto alla pienezza della verità, alla pienezza della conoscenza del bene e del male, alla pienezza dei mezzi di santificazione che sono i sacramenti, ad una vita grandissima di grazia, alla possibilità di raggiungere anche in questo mondo l'unione con Dio. Cioè, insomma, mi sembra abbastanza grosso, ecco. È un dono, è chiaramente però le cose che chiederà a me cattolico, a me battezzato, a me prete nostro Signore, sono molte di più di quelle che chiederà al pigmeo, perché io molto di più a quello che ho ricevuto. Quindi c'è una proporzionalità rigorosa, che poi trasparirà perfettamente, lo vedremo tutti quanti il giorno del giudizio universale, dove il Signore la farà vedere chiaramente a tutti e di tutti. Rosi Biffi, ci parla della predestinazione, possiamo cambiare i disegni di Dio per noi? Allora, i disegni di Dio non sono destini, d'accordo? Quindi termine predestinazione è termine equivoco. Si dice in due parole, la predestinazione alla grazia è universale, cioè Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Il problema è che c'è la libertà dell'uomo, che frustra, in più di qualche caso, la volontà salvifica divina. È evidente che Dio conosce il futuro, quindi non può non sapere chi li frustrerà e chi non li frustrerà, perché Dio il futuro lo conosce, ma la conoscenza del futuro non influisce sulla libertà delle creature, uno, né sulla universalità del disegno salvifico di Dio. Cioè Gesù lo sapeva che Giuda avrebbe fatto la fine che ha fatto, senza nessun dubbio, ma Gesù ha trattato Giuda come tutti gli altri apostoli, anzi, se possiamo pensare a qualcosa, forse un pochino meglio, nel senso che avrà tentato fino alla fine, sforzandosi di ignorare quello che in quanto Dio sapeva, perché doveva fare così, perché Dio deve fare come se non lo sapesse. E lui così fa, d'accordo? Perché deve sollecitare la volontà umana fino all'ultimo istante, d'accordo? Nella sua libertà. Perché ogni dannazione, ci sono state tante dannazioni purtroppo, ci saranno tante dannazioni, risulterà. Quindi guai a chi attribuisce a Dio la causa della dannazione, risulterà solo come atto di una volontà ostinatamente chiusa ad ogni tentativo salvifico di Dio. Questo è sacrosanto, non occorre sapere altro, d'accordo? Quindi incominciare a fantasticare su cose strane, questo è quello che si può conoscere con certezza di questi misteri. E basta. Quindi è chiaro che la predestinazione in senso stretto Dio conosce già, cioè, ma Dio conosce già quando finirà il mondo, quando finirà la storia, conosce già tutti i membri della Chiesa, sa già quali sono tutti i santi canonizzati che devono ancora nascere, capito? Cioè, in Dio passato, presente e futuro non esiste, esiste per noi che viviamo nel tempo. Ecco, quindi bisogna stare un pochino attenti quando affrontiamo questi misteri. Lizza Calipo, c'è un modo per rimediare alla chiusura alla vita nel matrimonio? La chiusura alla vita nel matrimonio non è che c'è un modo per rimediarla. La chiusura alla vita nel matrimonio
non si deve avere, d'accordo, in nessuna forma e in nessun modo. Cioè, perché nel matrimonio, il fine primario del matrimonio era e resta la vita. Cioè, chi ha la vocazione al matrimonio deve mettersi seduto e deve cominciare a pensare che il dono di sé, della vita che Dio gli ha dato, lo vuole anzitutto dare, primo, nel cooperare con Dio al trasmettere la vita naturale delle persone, che nello stato attuale, che è quello che resterà fino alla fine del mondo, non sappiamo se era così anche prima del peccato originale, ma sicuramente dopo è così, non nascono vite se non dalla riproduzione sessuata di un uomo e di una donna, ecco, compiuta senza porre barriere alla possibile concezione. Punto. Quindi se non c'è questa vocazione non ti devi sposare, d'accordo? Dentro un ambito di ottica di vita cristiana. Poi la Chiesa, anche qui ci sono i gradi, i famosi gradi, ti dice: se tu vuoi aprirti al 100% alla volontà di Dio, lasci fare a Lui, d'accordo? Quindi vivi come marito e moglie senza darti pensiero, essendoti capace, se sei capace di abbandonarti al 100%, che Dio ti darà, come diceva Padre Pio, il giorno del matrimonio Dio ha stabilito i figli che ti dovrà dare, da 1 fino a 24 circa, quanti erano i membri della famiglia di Santa Margherita da Siena. Vuoi lasciar fare a Dio, quindi vuoi essere certo che hai fatto la volontà di Dio al 100%? Fai così. Non ti fidi fino a questo punto, allora cominciano a esserci i discorsi non di ciò che è virtù lodevole, merita lode, ma ciò che è lecito fare. Quindi è lecito, in coscienza, se ci sono delle motivazioni serie, eccetera, eccetera, come spiega Romane Vite di Paolo VI, senza violare l'ordine della natura, ricorrere a periodi infecondi. Ecco, invece è sempre illecito sia usare la contraccezione, ma è anche cosa di cui si risponderà davanti a Dio, perché questo significa provocazione responsabile, il fatto che uno si chiuda alla vita anche con i metodi naturali al limite, senza che ci sia una motivazione valida, una motivazione seria, d'accordo? Perché se tu sei miliardario, d'accordo? E stai in ottime condizioni di salute, fai due figli soltanto perché non vuoi ulteriori rotture, e anche se usi sempre il metodo naturale della fecondità, insomma, non lo so se il nostro Signore sarà molto contento, insomma, quindi questo ci si arriva anche riflettendo, insomma, anche ragionando, no? Quindi anche qui è un ambito in cui la nostra libertà deve essere esercitata, però ci abbiamo dei paletti, ci abbiamo l'ottimo e poi abbiamo il termine che non si può oltrepassare senza cadere in peccato grave, tra l'altro, come dice Paolo VI, Romane Vite. La contraccezione è peccato grave in tutte le sue forme, quindi sia la contraccezione nell'atto, cioè il profilattico, il cordone interrotto, sia nella previsione, pillola anticoncezionale spirale, più grave la seconda della prima, peggio ancora la sterilizzazione diretta dell'uomo o della donna, che non si possono in nessun modo lecitamente praticare, nessuna di queste cose. Mai e per nessun motivo, eh? Ricordate il marasma che scoppiò quando Papa Benedetto disse a suo tempo, non lo ricordo molto bene, successe il finimondo, non ricordo molto bene anche questo qui, dice che i preservativi si possono usare neanche come strumento di prevenzione dell'AIDS in Africa. Ricordo quello che successe, insomma, un finimondo, d'accordo? Persone non credenti e laiche possono tranquillamente fare quello che vogliono, ma una persona che crede e che ha una visione della sessualità non come strumento di procacciamento di fisico piacere reciproco, ma come mezzo che il Signore ha dato per certi determinati fini. Siccome oggi non si parla del rispetto del prossimo, di tutti però meno che di quelli che continuano ad essere credenti, non impongo niente a nessuno, ma se una persona è cattolica e ha questa fede, te lo spiego qual è il disegno di Dio sulla sessualità umana, se lo abbracci sei coerente con la fede cattolica, se non lo abbracci non sei coerente con la fede cattolica. Ma non è che, capito, non è che, non, che si può nulla a nessuno. Ma questo è quello che ci dice la nostra fede, punto. Allora, scorro un attimo questi telefoni.
Andrea Scaramuzzini. La Chiesa cattolica si esprime sul fatto se le anime condannate all'inferno possono mandare la maledizione continuamente sulla terra. Ma la Chiesa cattolica non ama parlare molto dell'inferno e di queste robe, insomma, no? E la Chiesa cattolica non si esprime neanche su chi sia andato all'inferno, perché i processi di canonizzazione riguardano chi è andato in paradiso, cioè quella cloaca maledetta che è l'inferno e che. Ecco, come giustamente ha fatto Andrea Scaramuzzini, l'inferno si scrive sempre con la lettera minuscola, non ci dà neanche la soddisfazione di scriverlo con la lettera maiuscola, Anche il nome di Satana, quando è necessario scriverlo, è meglio scriverlo sempre con la S minuscola, d'accordo? Perché non bisogna dare nessun tipo di riconoscimento a queste fecce proprio assolutamente di esseri assolutamente irrazionali, ragionevoli e immondi. Quindi la Chiesa non c'ha troppo tempo da perdere a stare a considerare quello che fanno questi. Li combatte tutti con la predicazione del Vangelo, tutti con una grande santità, tutti con una grande fedeltà alla verità. In alcuni casi, quando questi fanno le scorribande nelle persone, con l'esorcismo e con la preghiera di liberazione. Certamente, i demoni e le anime dannate sono capaci soltanto di fare il male. Quindi. E fanno tutto quanto il male possibile entro i limiti consentiti dalla divina volontà. Questo non dimentichiamolo mai, perché i demoni non sono come il Padre Eterno. E ricordiamo sempre che il diavolo ci può fare tanto male quanto tu gli consenti di farti del male, perché è sempre la nostra libera volontà che se comincia ad aprire le porte al diavolo, se tu apri le porte al diavolo, stai tranquillo che lui entra subito. E i danni che ti fa sono immensi, questo poi lo vedremo meglio in un'altra. Ma se tu le porte al diavolo ce l'hai blindato, il diavolo ti può fare un male soltanto esterno, non interno. Te lo pure ammazzare di botte se il nostro Signore glielo permette, come faceva con Padre Pio. Ma che succede? Hai preso un po' di botte, le offri al Signore a sconto dei peccati e il giorno dopo cominci meglio del prima. D'accordo? Ma non ti può entrare dentro a fare mambassi o cose di questo genere. Irene Fontana dice: può parlare per favore del battesimo di intenzione per dei bimbi abortiti? Credo di averne già parlato in una puntata che ho risponde. Comunque, allora, il problema è questo qui. Entriamo in un ambito anzitutto di cose che si dicono adesso che non sono ufficialmente insegnate dal Magistero della Chiesa. Prima. Nel senso, ciò che la Chiesa insegna è questo, che il battesimo è ordinariamente necessario per accedere alla salvezza, perché un'anima quando viene concepita contrae la colpa d'origine e quella colpa d'origine per accedere alla salvezza deve essere il sacramento del battesimo. È chiaro che un bambino che non viene alla luce non può ricevere il sacramento del battesimo, ma sicuramente il peccato originale l'ha contratto, perché il peccato originale, anche questo di Magistero della Chiesa, si contrae nell'atto stesso del concepimento, perché viene trasmesso per via generazionale. Ora, il quesito è questo. Un bambino non battezzato può accedere alla salvezza? Punto interrogativo, ma poi c'è un secondo quesito. Quando? Allora, che un non battezzato possa accedere alla salvezza senza sacramento del battesimo è un principio ammissibile di per sé. Altrimenti non sarebbe possibile la salvezza a nessun non battezzato, e questo non è vero. Il problema è quando, e qui intervengono libere opinioni, qui non c'è più l'ufficialità della Chiesa. Quando? Subito? O alla fine del mondo? Chi ha il peccato originale? Io personalmente ritengo che chi ha il peccato originale accederà alla salvezza, ma al termine della storia, la risurrezione della carne. È chiaro che sto povero ragazzino. È chiaro che pur non accedendo alla salvezza, se esiste, e io personalmente penso che esista, quel luogo che tradizionalmente si chiama il limbo, quello luogo dove non si soffre, ma si ha una felicità naturale, certo non c'è la visione beatifica, d'accordo? Perché non è poco, insomma, no? Noi non ci rendiamo conto, non se ne rendono conto manco loro, però quando andremo in paradiso vedremo che non è poco, d'accordo? Quindi è possibile anticipare, almeno per i bambini,
non nati la visione beatifica? A mio avviso sì. E la formula con cui, come dire, il modo con cui si realizza questo effetto è una cosa molto semplice. Siccome per battezzare un bambino, l'unica condizione che la Chiesa richiede è il consenso dei genitori e che ci sia una persona, cioè il padrino che affianchi e la madrina che affianchi il genitore per fare al posto del bambino un atto di fede, se un genitore che avrebbe dovuto portare il bambino a battezzare fa un atto dove invoca gli effetti del sacramento del battesimo che il bambino non ha potuto ricevere, non vedo nessun motivo per cui il Signore non dovrebbe concedergli una cosa di questo genere. E a mio avviso il modo migliore per fare questa cosa è far celebrare una messa per quel bambino. Non c'è bisogno di specificare questa intenzione, ma voi sapete, quando si dà una messa a un sacerdote si può dire: mi celebri una messa secondo le mie intenzioni? Non è necessario che il sacerdote sappia qual è l'intenzione. È chiaro che io formulerò a Dio, facendo celebrare quella messa: Signore, questa messa te la offro per questa creatura perché possa immediatamente accedere alla visione beatifica. Fatta quella messa, a mio avviso, c'è la certezza morale che l'anima è già immediatamente in contatto con Dio e da quel momento prega anche per noi, tra l'altro. Meglio di prima, perché è un'anima beata. Un'anima appena concepita, che raggiunge la beatitudine, non c'è niente da invidiare a un grande santo che si è vissuto 40 anni, perché è comunque un'anima beata. Andrea Battimiello 99, spero di essere stato esaustivo, dice: quali sono le disposizioni della Chiesa in merito al modo di vestire dei sacerdoti? È vincolante l'uso della talare anche perché penso che sia cosa buona e giusto l'utilizzo di questa stessa. Allora, l'attuale normativa canonica, anche di questo abbiamo già parlato, comunque, prescrive che ordinariamente l'abito ecclesiastico di un sacerdote diocesano, quindi di un chierico, sia la veste talare. Nei luoghi dove le conferenze episcopali hanno concesso questo, si può, non si deve, in luogo della veste talare, indossare lecitamente il clergyman. Quindi chi indossa il clergyman, per esempio in Italia è certamente consentito, non fa nulla che vada contro la legge della Chiesa. Non esiste nessuna legge ecclesiastica vigente che autorizzi un chierico a vestire come un laico. Non c'è. Punto. Fine della risposta che vi do a questa domanda. Uscia Franco chiede: Ave Maria, alcune volte le persone chiedono preghiere, succede che quando preghiamo per l'intenzione della persona che chiede preghiere, succede che mi succedono tutte le cose storte. Cosa può significare, figlia cara? Insomma, queste sono domande, insomma, che io non saprei proprio che cosa rispondere, insomma, che vadano le cose storte perché uno sta pregando, non saprei che cosa dire, insomma, non starei a far troppo caso a queste cose. Gabriele von Stettler: com'è possibile che la grazia del Vangelo possa non essere conosciuta per tradizione o per oggettiva ignoranza da parte, questo l'abbiamo già visto, ho formulato la stessa domanda. Rosario Scapolatiello: Padre, non trovo nessun confessore che mi approvi qualche saltare o digiuno o semplicemente saltare un pasto come penitenza. La Madonna che mi digiuna e preghiera non me la sento di prendere iniziative. Ma non serve assolutamente l'autorizzazione di nessun confessore. Cioè, per fare un digiuno non è che siamo diventati, insomma, ebeti. Bisogna avere quel minimo di buon senso, nel senso che se una persona sta in buone condizioni fisiche, non faccia cose da folle, insomma, un digiuno non ho mai ammazzato nessuno, insomma, non ho fatto assolutamente niente di male, insomma, quindi si può tranquillamente fare. Non un fedele laico, ma anche un chierico come me, non ha il superiore religioso diretto a cui deve chiedere il permesso e l'autorizzazione di fare queste singole cose. Quindi le può tranquillamente e liberamente fare in coscienza, certamente, se una persona ha un buon direttore spirituale, preferisce chiedere consiglio o mettere sotto il segreto dell'obbedienza una cosa di questo genere, può farlo, ma non ha certamente l'obbligo di farlo, né fa qualcosa di male se offre un digiuno, insomma, perché sa che è gradito al cielo per qualche buona intenzione, insomma, no? Maria
Lisa 68. Se faccio preghiera di riparazione per i peccati di una persona e ascolto pure la messa per essa, ma poi non si converte, se va all'inferno può essere che soffrirà di meno per ciò che ho offerto per lei. Questa è una domanda, sono domande oziose da non farsi, insomma, perché non sappiamo rispondere a queste domande. Non si può rispondere a queste domande, Maria Lisa, ma sono domande a cui avremo risposta nell'altro mondo. Io almeno non sono in grado di rispondere a questa domanda. Andrea Scaramuzzino, posso pregare gli angeli custodi delle altre persone perché i propri custoditi vengano illuminati? Grazie, certamente sì. Nico 76, una preghiera per ottenere la cassa, cioè, va bene, però non. Arianna Torelli 31, buonasera, volevo chiederle nel credo diciamo che Gesù dopo la risurrezione siede alla destra di Dio per giudicare. Se siede alla destra di Dio, poi possiamo pensare che Arianna Torelli non siedere alla destra del Padre, parte con un'espressione da attribuire alla Santissima Umanità di Gesù. Ma anche questo è un significato abbastanza metaforico, ecco, perché alla destra sta seduto un plenipotenziario, un giudice, no? Quindi queste sono funzioni che indicano l'intronizzazione regale che l'umanità di Gesù e giudiziaria ha avuto a seguito della glorificazione, ma non dobbiamo pensarla in termini troppo antropomorfici. Gesù è presente tra noi nel Santissimo Sacramento dell'altare, cioè come fa Arianna Torelli a stare presente, se lo sa spiegare, in qualche miliardo di tabernacoli che sono in pianeta Terra ed è tutto presente, tutto e dappertutto. Io posso pregare Gesù nella mia chiesa e vado a 100 metri dove c'è un'altra e prego lo stesso identico Gesù. Può farlo perché è Dio, d'accordo? Quindi Dio non ha limitazioni di questo genere, no? Quindi Gesù non è un uomo come tutti gli altri. È il figlio di Dio fatto uomo. Felice Papalia dice buonasera Don Leonardo, volevo sapere se quando si recita il Padre Nostro durante la messa non dobbiamo dire amen alla fine oppure no. Non l'ho mai capito, grazie. L'amen non è previsto nel Padre Nostro durante la Santa Messa perché in luogo dell'amen la preghiera del Padre Nostro continua con l'embolismo, si chiama così, del sacerdote. Se voi ci fate caso, ma liberaci dal male, il sacerdote prosegue, liberaci Signore da tutti i mali. Quindi il Padre nostro è, come dire, concluso da quell'affermazione del sacerdote. Era questa l'ultima domanda perché abbiamo 15 secondi di tempo, giusto il tempo per salutarci, per darci appuntamento, se Dio vuole, alla prossima settimana. Spero che anche oggi sia andato tutto bene. La mia benedizione su tutti. Ave Maria.